Bentornati ai nostri smart webinar di Decorlab. Oggi abbiamo con noi Laura Parisi, Ciao a tutti. Imprimendo, rappresentante del sistema Lumio. Sono pannelli luminosi che hanno diverse applicazioni. La più famosa, quella che conosciamo di più, è legata alla comunicazione visiva, però da alcuni anni ormai i lightbox sono entrati a far parte dell'interior. Prima, diciamo, nel mondo dell'exhibit ormai abbiamo imparato a vederli e poi sempre più anche nel mondo horeca, dentro ristoranti, hotel e anche spa. Io lascio la parola a Laura per raccontarci quali sono le applicazioni più comuni, anche su quelle che vi è capitato di lavorare di più, quali sono gli ambienti appunto in cui li avete utilizzati e quali sono anche i vantaggi che questa tecnologia, questa soluzione offre al progettista. Grazie, Laura. Allora, buongiorno a tutti. I prodotti sono entrati in moltissimi progetti, sia di negozi, ristoranti, hotel, perché è un prodotto estremamente flessibile, nel senso che si adatta sia come misure, sia come spessori alle esigenze dei luoghi. Abbiamo tante soluzioni a seconda del luogo, della parete, del ristorante, dove si devono mettere. Poi soprattutto, potendo cambiare i teli, quando si vuole, si riesce a cambiare l'atmosfera e l'ambiente veramente cambiando solo un telo. Faccio degli esempi pratici. Siamo entrati per esempio in un franchising di un fast food famosissimo e siamo entrati con cosa? Con un totem bifacciale su cui questo fast food, un grande totem perché era comunque più di 1,5 metri di altezza e 80 cm di larghezza, su cui hanno scritto, l'hanno fatto tra l'altro di un colore rosso, molto bello, secondo il loro stile, e serviva a essere messo in un punto del locale che non era vicino alla cassa, ma era a metà del locale con tutto il menù. Quindi chi era in fila, chi era alla fine del locale, poteva riuscire a vedersi il menù e arrivare alla cassa preparato. Questo cosa comporta? Cosa comporta? Comporta che per loro, quando cambiavano il menù, e di solito in un fast food non cambiano il menù una volta al giorno, cambiano il menù di solito ogni mese, ogni 2 mesi, eccetera, anche più lungo il tempo che passa, e loro cambiavano i due teli. Quindi bifacciale, potevano vederlo da una parte della fila e dall'altra parte della fila, poteva vederlo chi era ancora al tavolo e chi stava andando a ordinare, e quello è stato un bellissimo progetto. Erano dei totem, tra l'altro, autoportanti, per cui non c'era bisogno né di attaccarli da qualche parte né di appenderli, ma fungevano come delle piccole pareti. Abbiamo avuto altri progetti per quanto riguarda ristoranti, per esempio. E ristoranti, anche in questo caso, abbiamo fatto delle pareti invece che fossero illuminanti e decorative, come arredamento, vale a dire, questi pannelli possono essere usati come fonte, logicamente, non solo per far vedere un'immagine illuminata, ma anche come fonte di illuminazione dello stesso locale. E quindi, per esempio, questo ristorante ha messo una serie di pannelli lungo la parete. Era un po' quei ristoranti dove uno dei due commensali si siede alle spalle e l'altro si siede di fronte, e quindi con una panca. E quindi praticamente questi pannelli che erano messi dietro erano l'illuminazione poi del tavolo. Questo ristorante non aveva altre fonti di illuminazione. Poi abbiamo collaborato anche a degli hotel, delle stanze dell'hotel, e in questo caso è bello, nel senso che nascono dei bei progetti perché si crea una linea decorativa che è poi riportata in tutte le stanze. Magari si mette un pannello nella hall e questo pannello nella hall poi viene riportato, lo stesso tema declinato in altri modi, viene riportato in ogni stanza. E anche in questo caso diciamo che è servito sia come arredamento che come illuminazione. E queste sono delle soluzioni molto di effetto, perché mettere un quadro illuminato ha molto più effetto di metterne uno non illuminato e creano quindi subito ambiente. E anche in questo caso hanno permesso all'hotel di poter cambiare il colore, la fantasia che hanno messo. Loro hanno messo come un decoro e ogni stampa riportava il decoro in tutto l'albergo. E poi c'erano le immagini che volevano mettere.
ci sono, possono essere anche usate delle immagini promozionali, vale a dire che magari in un hotel vicino c'è offre la spa, offre vari servizi, e quindi nella hall si sono messi dei totem che elencavano tutti questi servizi. Appunto, potevano essere la piscina dov'è, la spa dov'è, gli orari, eccetera, eccetera. Sicuramente un modo più attuale, più bello anche esteticamente, di mettere semplicemente un foglio stampato in cui ci sono degli orari o ci sono delle informazioni. Poi, soprattutto, una cosa importante nei negozi e nei ristoranti, ed è una cosa importantissima, è che non scalda. Non scalda, quindi anche i ristoranti, il bar, eccetera, che decidono di metterlo durante la stagione estiva, quando salgono le temperature, hanno problemi poi di mettere le aree condizionate, eccetera. È un tipo di illuminazione che non scalda, quindi non ti riscalda l'ambiente. Non so se vi è mai capitato in passato, quando non c'erano i LED, di entrare in ambienti durante l'estate, ma il problema grosso era anche che le aree condizionate erano anche per abbassare le temperature di ambienti che si scaldavano per l'illuminazione. Diciamo che questo problema con i LED e con i pannelli non c'è. La spa è un luogo in cui il pannello deve essere resistente all'umidità, logicamente. Quindi abbiamo fatto, per esempio, una spa in un albergo di montagna, che tra l'altro era bellissimo perché prendeva tutta la parete, era un spessore di 65 mm, quindi anche sottile, prendeva tutta la parete che era qualcosa come 3 metri, 3 metri, 3 metri e mezzo, e poi dalla parete, quando finiva la parete, iniziava la vetrata sulla piscina. La vetrata sulla piscina, siccome era un albergo di montagna, c'erano le montagne. E sul pannello illuminato cosa hanno deciso di fare? Hanno deciso di mettere la continuazione della montagna. Quindi uno entrava in questo luogo e vedeva praticamente tutto il paesaggio di montagna. Una parte era in fotografia illuminata e l'altra parte era vera dal vetro. E in questo caso abbiamo usato un tipo particolare di LED, che sono i LED arresinati, e viene fatta anche una lavorazione un po' particolare perché l'umidità intacca un po' sia i circuiti, sia le colle degli strip LED, eccetera. Quindi lì è stata fatta una lavorazione particolare in modo da rendere il prodotto resistente negli anni. Ti volevo fare una domanda. Tu hai parlato, diciamo, di due utilizzi, uno più legato appunto al promozionale, alle informazioni che serve dare negli hotel, nei ristoranti, nelle spa, però molto spesso hai detto che vengono usati anche proprio come illuminazione di questi ambienti. In che fase voi entrate nella progettazione di questi ambienti dal momento che questi pannelli spesso fanno anche da illuminazione, cioè alla fine quando il progetto è terminato, oppure già in fase di ideazione il progettista viene da voi e vi trasmette la sua idea? Diciamo che la situazione ideale è quella di entrare nel progetto, perché per esempio abbiamo fatto un progetto in cui i pannelli erano inseriti nel soffitto, ma erano proprio a raso soffitto, quindi erano a filo del soffitto, ed erano praticamente, è stato creato col cartongesso una struttura in cui i pannelli si sono inseriti dentro. Quindi in questa fase qua il pannello deve nascere col progetto. Diciamo che più nasce col progetto, più è su misura, e su misura si può fare tutto, nel senso che se io devo mettere gli alimentatori e devo inserirli, se io devo decidere di far illuminare tutto con una domotica, quindi devo mettere degli alimentatori d'ali, eccetera, eccetera, per non entrare troppo nel tecnico, il pannello deve nascere col progetto, perché è un progetto a livello anche elettrico, anche di come progettare l'accensione di tutti i pannelli. Diciamo che più nasce con il progetto, meglio è, nel senso che i fili non si vedono, gli alimentatori non si vedono, il pannello nasce col progetto. Ci sono invece altri casi in cui, per esempio, progettazione di ristrutturazione, ma su luoghi che c'erano già. Quindi c'erano già la struttura, c'erano già i muri, c'era già l'impianto elettrico. E in questo caso cosa abbiamo fatto? Abbiamo studiato la situazione, visto dove erano, parlato con l'elettricista, visto dove si poteva inserire, che ne so, l'alimentatore, dove si doveva collegare la luce, come si riuscivano a rendere parte dell'ambiente senza far vedere che erano inseriti dopo. E devo dire che
si può fare, il lavoro è forse un po' più complicato, perché bisogna già studiare, bisogna entrare in una struttura già esistente, però è fattibilissimo. Tantissimi progetti sono stati fatti così, perché anche perché in questo periodo un po' storico in cui tutti guardano molto la parte economica, e il pannello è una parte che riesce a rinnovare un ambiente senza incidere pesantemente sulle spese, sui costi che si hanno, quindi viene usato anche per rinnovare un ambiente. E logicamente rinnovare non vuol dire rifarlo tutto. In quel caso lì noi entriamo, lavoriamo e cerchiamo di trovare la soluzione ottimale. Quindi si può fare benissimo. Grazie Laura e alla prossima! Ti saluto e saluto tutti.